Da quanti anni è in attività la profumeria e da dove deriva il nome dell'insegna? Allora, l'attività, il negozio di profumeria è aperto dal 1972, in pratica sono 46 anni di attività. Il nome deriva dal fatto che la mia mamma si chiamava Silvana e allora, quando ha deciso di aprire, io avevo 8 anni e mi chiese allora se era più bello chiamarlo Sylvie o Mary, che deriva da Marisa, il mio nome, e io giustamente trovavo più giusto il fatto di chiamarla Sylvie perché era proprio il suo nome ed era giusto così ed era bello così. C'è un ricordo della tua infanzia che ti ha fatto capire che la profumeria sarebbe stato il lavoro della tua vita? Quando il negozio è stato aperto avevo 8 anni, per cui ho sempre vissuto nell'ambito, diciamo, nell'attività del negozio, ho sempre respirato quest'aria e mi sono sempre sentita dentro nel commercio e penso che avrei fatto solo quello. Poi ho un bellissimo ricordo, in quanto mia mamma era un'amante delle storie di personaggi italiani, di imprenditori, quindi seguiva tutte le loro traversie, tutte le cose più belle che riguardavano loro, e quindi gli piaceva studiare e essere informata sul fatto di quelle famiglie che producevano un prodotto dall'inizio alla fine. E allora, quando nel 70 cercava di trovare la sua strada, allora mi ricordo che voleva aprire addirittura la Rinascente qui a San Bonifacio, e quindi allora non era, diciamo, come adesso, come tuttora, non era pensato che in un paese ci fosse una cosa di questo tipo. E quindi poi ha optato per la profumeria e allora siamo andate a vederne tante nel nord Italia e poi così abbiamo deciso per aprire questa attività. Quale parte del tuo lavoro ami di più? La parte del lavoro che amo di più è cercare di offrire il massimo servizio ai clienti e aiutarli in un percorso, diciamo, di cura personale, coccolarli e contribuire anche minimamente al raggiungimento del loro benessere, che può essere anche fisico e mentale. Descrivi la profumeria con 3 aggettivi. Secondo me, elegante, accogliente e innovativa.